Ciao amici del MyLab, abbiamo fatto un gran parlare di flora batterica, ma come si analizza questa flora batterica? Cosa si può ricavare dalle analisi della flora batterica? Oggi parliamo di questo, ma prima di cominciare voglio che tu condivida questo video col maggior numero possibile di amici che hai su Facebook, Instagram, su YouTube, anche con WhatsApp puoi condividere questi video di YouTube, li condividi, insomma condividilo più che puoi perché voglio che queste informazioni vengano sparse ai quattro venti, d'accordo? Bando alle ciance, andiamo a vedere l'esperienza che ho fatto sul mio microbioma intestinale e andiamo a vedere come lo si analizza. Andiamo a vedere solo una piccola parte dell'analisi perché ci sarebbe molto molto da dire riguardo a un'analisi completa. Ci sono persone che già stanno facendo il programma microbioma, lo Yango Microbioma, quello che è stato sviluppato dal MyLab, e quindi hanno già spedito ai laboratori i loro campioni prelevati e dopo un po' riceveranno questa informazione, riceveranno un video fatto apposta per loro. Oggi vado a vedere come funziona il mio. Diciamo solo un paio di dati importanti, d'accordo? Quindi come funziona questa cosa? Beh, sappiate che per avere i risultati ci vogliono 4 settimane. Questo non è l'esame delle feci con la coltura che fanno in laboratori qualsiasi, anche nel laboratorio sotto casa, lo stesso che ti misura il colesterolo, sai, dal sangue, ti può fare anche l'esame delle feci, ma non è lo stesso, non è un microbioma, perché il microbioma è il contenuto genetico della tua flora intestinale, è questo che ci dice delle informazioni enormemente più importanti del test sulle feci, d'accordo? Allora, ti volevo far vedere una cosa che forse hai già visto, ma io dopo aver fatto una cura di antibiotici, una cura preventiva perché dovevo fare un intervento dentistico un po' pesante, mi trovavo con la flora batterica devastata perché, guarda, i firmicuti erano quasi l'80% dei batteri che popolavano la mia flora intestinale. I firmicuti sono proprio quelli che vanno ad aiutare il corpo ad assimilare zuccheri e grassi. Cioè, di tutte le cose che voglio al mondo, la cosa che voglio meno è che qualcuno mi aiuti ad assimilare ancora di più gli zuccheri e i grassi, non sei d'accordo? Se vai a vedere su Wikipedia la voce firmicutis, qui ti spiega tante cose di come funzionano, di cosa sono esattamente questi batteri, e ti fa vedere che la loro caratteristica, eccola qua, è proprio questa, vedi? Recenti studi sembrano dimostrare che i firmicuti hanno un'implicazione nell'assorbimento del glucosio. Di conseguenza l'obesità potrebbe essere un fattore derivante dalla flora batterica e quindi potrebbe curarsi agendo su quest'ultima. Questa è l'idea più affascinante che abbiamo in questo momento riguardo al microbioma, cioè curando la flora puoi curare qualcosa che è derivato da essa e che comporta conseguenze nella salute. Metti a posto la flora, aiuti a mettere a posto la salute, d'accordo? Quindi questa qua è una cosa carina, sto citando Wikipedia e qua ci sono un sacco di riferimenti scientifici da cui questi dati sono presi. Ma andiamo a vedere la mia analisi del microbioma e che cosa dice nello specifico modo. In realtà la cosa migliore adesso è andare a vedere l'animazione, perché questo è quello che riceve una persona quando fa l'analisi del microbioma e il commento della biologa di Yango. Vedete, io entro nella mia analisi e trovo questo video animato. Io posso andare a vedere dicendo, ovviamente, tutti i miei batteri sono dell'ordine batteria, vedi? Ma dopo la cura che ho fatto con Yango, cioè probiotici, prebiotici prima, probiotici dopo, certi alimenti, evitarne degli altri, nel giro di poco ho ottenuto che i firmicuti da 80% sono diventati il 25%, che è molto ma molto meglio. Se vai a vedere qua sotto, vedi, c'è una spiegazione puntuale del significato di ciascuno di questi, di queste razze, diciamo così, catalogate. Vedete, i firmicuti costituiscono un'altra famiglia più rappresentata nel nostro microbioma intestinale. È una delle famiglie più presenti, quindi. E si caratterizzano per la loro grande abilità nel procurarsi nutrimento da grassi e zuccheri presenti nella dieta, aiutando così il nostro corpo ad assimilarli in quantità. Ed ecco qua spiegato bene perché questo è un problema. Per questo motivo essi sono stati associati allo sviluppo di obesità, diabete e delle loro complicanze mediche.
Oggi, in un mondo dove il cibo è sovrabbondante, la loro utilità è molto limitata e sarebbe meglio non averne in quantità. Meno del 40% sarebbe l'ideale. Io ne ho 25, quindi meglio ancora. Però ho capito come mai certe persone, pur limitando tantissimo la dieta, mangiando poco, finiscono sempre, a causa di troppi firmicuti, ad avere una difficoltà terribile a perdere peso. Perché questi maledetti firmicuti fanno di tutto per assimilare zuccheri e grassi, che sono le cose che ti fanno ingrassare di più, chiaro? Quindi ecco qua un esempio di come bilanciare la tua flora batterica è necessario e utile. Questa è la mia flora batterica, ti faccio presente, quindi magari sono cose che non si applicano a te, per te valgono altre cose, però un'altra cosa che dice invece è che i batterioidi, un'altra delle famiglie più rappresentative, sono i batteri di solito più presenti in assoluto. Una presenza superiore al 55 si ritiene serva a proteggere l'individuo dall'obesità. Perché? Perché questo tipo di batteri si nutre di fibre vegetali e non è in grado di assimilare molta energia dei grassi introdotti con la dieta. Questo qua è un po' il complementare. Quindi è grezzo dire che più ne hai meglio è, perché la flora batterica è molto più sofisticata di così, e ti ricordo che non la conosciamo ancora completamente. Però in effetti, vedi, una dieta a base di vegetali ci aiuta a mantenerci magri e metabolicamente sani, quindi è meglio averne qualcuno in più piuttosto che qualcuno in meno. Capito anche perché quando ti parlavo del segreto più grande della dieta che nessuno ti dice è mangiare tante verdure, perché se mangi tante verdure nutri questi cosini qui che aiutano a tenerti sano. Ovviamente questo non è un suggerimento a taglia unica, come sempre, perché giustamente, come avete fatto notare molti di voi, se uno ha una disbiosi, un problema intestinale grave, hai voglia di buttare dentro tante fibre vegetali, gli viene una diarrea terribile, gli aumenta il disturbo se ha l'intestino irritabile, quindi questa non è una soluzione. Ci si deve arrivare per gradi, ma è per quello che sviluppiamo Yango, d'accordo? Quindi ecco. Ci sono tante altre cose da dire, ma te ne parlo un'altra volta perché non vorrei disperdermi sul solito video da 35 minuti. Spero che questa cosa ti sia piaciuta e, insomma, io la trovo una cosa piuttosto interessante. Dimmi se ti interessa anche saperne di più di queste cose, perché in realtà ci sono tante cose da dire su un esame del microbioma e dipendono da te, dalla tua condizione. Non è detto che sappiamo tutto, però ti rendi conto, sapere che il nostro microbioma intestinale è una causa del perché non riesco a dimagrire, una causa del perché non riesco a togliermi un'intolleranza, una causa di potenziale diabete o di diabete, beh, insomma, per me questo ha un valore ed è per quello che l'abbiamo messo in piedi noi nel MyLab generando il programma Yango Microbioma. Se vuoi ricevere una consulenza su questa cosa, vai sulla pagina che metto nel link. È una consulenza gratuita al telefono, puoi prenotarla perché non abbiamo tantissimi posti, non abbiamo tantissimi consulenti pronti a rispondere a tutti, però più persone si prenotano meglio è, poi io faccio in modo che ci siano i consulenti per darvi un punto di vista se per voi questo servizio può essere utile oppure no, d'accordo? Spero che questo video ti sia piaciuto, ti ripeto, per favore condividilo e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!